Salve a tutti e ben ritrovati su Algalaxy. Nello scorso episodio abbiamo conquistato, o quasi, Logudoro, lasciando il giusto Sassari, e ahimè non siamo riusciti a prenderci Nizza dalla Provenza. Per Garibaldi ci sarà da aspettare. Quello che mi interessava invece in questo episodio è tentare di rompere un po' Milano, perché Milano attualmente è in guerra con Pavia. Dunque, noi in teoria abbiamo un claim per avere tutta l'area di Lucca, volendo potremmo annetterci anche la Lunigiana adesso, ma onestamente la Lunigiana è alleata con Ancona e Torino, mentre loro hanno una marca con Milano. Allora, chi entrerebbe? Entrerebbero Crema e Trento, ovviamente gli alleati di Milano. Chi sono? Vediamo un po'. Sono Ferrara, Bobbio, Ivrea, Pavia e Novara. Però non ho un confine diretto con Milano, quindi sono costretto per forza a passare da Massa. Provando a dichiarare guerra a Milano, vediamo un po' quanti uomini vengono fuori. 23.000 uomini, ma Crema e Trento in realtà sono già alleati con Massa. Quindi probabilmente non è così terribile la guerra. Vediamo un po', loro hanno. No, loro potrei anche ammetterli, non hanno ulteriori claim. Ma comunque ce li ho io che ci penso i claim, quindi non so perché se guarda i claim. Vediamo un po' come siamo messi con l'esercito. Innanzitutto abbiamo 11.000 uomini, abbiamo un bel po' di ribelli in realtà, non so se mi conviene davvero. 5 anni, 10 anni, 8 anni, 3 anni, 6 anni. Insomma, qualche ribelle qua e là c'è. Potrebbe essere un grattacapo. Però considerando che abbiamo il Papa dalla nostra e la Romagna, non sarebbe male. La Carniola invece non entra perché non ho abbastanza favori, vero? E non ho diplomatici. Dunque, per un'annessione qui, volendo anche Bassina dall'espansione in Crissia, quindi potrei anche prendermi Carrara e tentare di liberare Massa. Va bene, allora procediamo. Io direi: quanti uomini hanno la Carniola? Però loro sono già in guerra e sono 7.000 uomini. Bah. Rischiamola, secondo me si può prendere tutto senza il rischio di farci troppo male. Allora, porto gli 11.000 uomini qui intanto. Assegno Giorgio Senarega a questo esercito, che è un 2 stelle. Qui intanto vedo che San Miniato è in guerra con Volterra, insomma, Just Tuscan Things, credo. Però Massa è già assediata da Pavia. Non so fino a che punto mi conviene dichiarare di guerra. Però, 29.000 uomini. La rischiamo, dai. Hanno ben poco, cioè nel senso non abbiamo molto da occupare. Vediamo un po' cosa potremmo occupare. Potremmo andare a provare a liberare Pavia nel frattempo. Non ci fa andare. Poi c'erano questi 3.000 uomini qui che stanno tentando di assediare Genova. Questi simpaticoni. A questo punto andiamo a liberare Alessandria. Facciamogli un po' del male a Milano. Ah giusto, io ho dimenticato ovviamente di settare le mie province di interesse. Vediamo un po' dove siamo più indietro con le tech. Siamo più indietro con le tech amministrative, quindi scelgo Pagano Serra. Ok. Bardi è stata occupata. Vabbè, la stanno già liberando. Romagna è già andata a liberarla, anche se. Ah, il nostro Pagano Serra ha l'uslip, quindi avremo un piccolo malus, ma va bene. Sostanzialmente, a parte giusto la battaglia navale al Golfo dei Poeti, non abbiamo avuto grandi scontri. Stiamo liberando Alessandria, questa è l'unica cosa degna di nota. Castelgenovese e Torres sono diventate le nostre province. Qui, intanto c'è un esercito che sta occupando Casal Monfra, che sarebbe Casale Monferrato. Bardi è stato usurpato da Cesena. Mi piace che occupano Bardi e poi scappano. Mentre c'è l'armata di Crema che sta tentando di assediare Pontremoli e ci è riuscito. Ma Ravenna è andata già a, cioè, a liberare, o meglio, Pontremoli. Che intanto abbiamo liberato Alessandria, che è del Monferrato. Non so se rischiarla, andare a scontrarmi. No, perché attraversare anche il fiume non vale la pena, aspettiamo. Non è una scelta saggia, però vedo che mi hanno. Ah, Milano è messa un po' malino, con l'altra guerra. Ah, il Papa è andato a occupare Crema intanto. In una città siamo riusciti a occuparla. Hanno tutto morale medio loro intanto. Ecco, Trento è salito, vabbè. Crema ci chiede già la pace. La lascerei per il momento, è l'unica che ci sta tenendo il war score su. C'è un disease outbreak a Lumezzano. Credo sia Lumezzano, vero?
No, il lomello. Ok, allora andiamo a liberare Lumezzano adesso. Rozzano è stata liberata dall'esercito milanese e sono tornati in Lombardia per cercare di... Vinto l'assedio a Lumezzo. Senti, a questo punto occupiamo Rozzano. Rozzano è passata a Pavia. Bene, allora... Ah, ok, intanto senza volerlo ci siamo beccati. Ecco, sono arrivati gli uomini da Milano. Male, abbiamo perso una guerra stupidamente perché sono venuti all'anello e devo sperare nel Papa, oppure, tanto che questi uomini recuperano il morale, andiamo a occupare Massa e Carrara. Vinta la battaglia, va bene, Carrara occupata, andiamo a occupare Massa, che è convertita la provincia intanto, che avevo settato. Ho uno slot libero per un'idea, diciamo che il problema è che farlo mentre sono in guerra, magari anche no, me la voglio scegliere con calma. Qua, appena finisco, credo che Milano stia venendo da noi a occuparci. Massa è entrata in alleanza con il nostro nemico Crema. La Romagna è uscita fuori dalla guerra? Ahia, ci hanno cacciato fuori la Romagna. Sa che la guerra non sarà così facile. Facciamo una cosa: schieriamo le nostre navi qui al Golfo dei Poeti. Ci hanno occupato Elba. Ah, cavolo, non ho neanche il leader. Ok, questo è un grosso problema. Volendo li imbarchiamo qui se vedo che stanno... Ok, vinto l'assedio di Massa, però abbiamo perso l'assedio della Spezia e loro stanno venendo infatti. Allora io imbarco i miei uomini nella nave, va? E sono andati via. Comunque fortuna, stavano venendo da me. Il Papa non può più raggiungere Milano, giusto? Anzi, vedo proprio... Dov'è il Papa? Eccoli qui. Ok, stanno andando a occupare Trento. Barda è stata occupata da Milano. Come ci organizziamo qui? Stanno venendo a occuparmi tutta la Liguria di questo passo. Cominciamo a vedere va, se posso fare la pace. Potrei annettere Massa e Carrara, però scatterebbe una mezza coalizione. Ho detto che non ho molta paura a questo punto della coalizione, la voglio anche rischiare. Prendiamoci un po' di monete, non sono moltissime, ma è un lavoro onesto. E va bene. E adesso vediamo se riusciamo a dichiarare pace con Milano. Sì. Magari gli prendo un po' di monete. 27 ducati, accidenti. Ok, ci sono un po' di ribelli, mi dicono. A Palermo e qua in Sicilia. Allora, intanto qui settiamo un nuovo leader, Pagano Serra. E con questa nave andiamo a sbarcare in Sardegna. Iniziamo a fare i core a Massa e Carrara. I separatisti reclutiamo un nuovo generale. 2 stelle, ottimo. Ok, e trasportiamo la nave. Ma sono 15.000 uomini. Ok, sono tantissimi. Cioè, come possiamo fare? Facciamoli sbarcare a Sestri. Schieriamo tutti e due gli eserciti. E li facciamo andare al Golfo di Trapani. Come idee che possiamo scegliere? Non posso scegliere più idee diplomatiche perché le ho già usate prima. Potrei puntare su idee quality ideas, offensive ideas anche. Visto che comunque dichiariamo sempre noi guerra, oppure puntare su Economic Ideas e tentare di diventare ancora più ricchi, ma in realtà non ne ho molto bisogno. Logistical Ideas mi dà Looting Speed, Movement Speed, Fort Maintenance meno 10, Siege Ability più 10, danno dell'artiglieria dalla linea, diciamo così, arretrata più 10, che non è male. Soprattutto se l'avessi l'artiglieria. Defensive ideas, offensive ideas restano le mie opzioni. Land leader shock più 1, recruitment time meno 10, land leader fire, prestigio delle battaglie più 100%, siege ability più 20, land force limit modifier più 20, disciplina più 5 che è utile, e core army morale speed più 5. Mentre per Defensive ID abbiamo Army Tradition from Battles, Morale degli eserciti più 15, Manovra del Land Leader più 1, no, Modificatore del Land Maintenance meno 5, Fort Maintenance meno 10 e Fort Defense più 20, Reinforce Speed più 33, Land Attrition meno 25, Attrition for Enemies più 1. Sono indeciso, sono tutti e due buoni in realtà. Però onestamente sono tentato più dalle Military Ideas. Logistica abbiamo visto, non mi fa impazzire. Qui c'è un Siege Ability più 20. Senti, io prendo le idee offensive. Siamo arrivati a Sciacca intanto con la nostra nave. Facciamoli sbarcare. Ok, sono 15.008. Se recuperiamo un po' di morale, insomma un po' di manpower, visto che sono stati in mare per tanto tempo. Ok, sono arrivati a Marsala. E dovremmo essere a posto.
Ho messo 17.000 uomini. Uniamo l'esercito e andiamo a combattere. Milano ha dichiarato guerra a Lodi. Ancora. Questa è, credo, la terza o quarta volta che dichiarano guerra a Lodi. Sul conto. Stiamo perdendo soldi per army maintenance, ovviamente. Ok, posso fare il coro anche a Carrara intanto. Riportiamo le navi a nord. Però aspetta, prima di fare queste considerazioni. La Cirenaica da loro è giunta. No, la Grecia Expansion non è giunta da loro. E ho ancora il core in Cirenaica. Sì, ho ancora un core. Solo che mi porterei dietro 15.000 uomini contro 17.000. Non lo so. Potrei impelagarmi in una guerra più grande di me, ma già che ci siamo, che altro abbiamo un po' di ribelli qui che si stanno per spawnare. I ribelli a fermo sono un po' complicati da raggiungere. No, prendo Giovanni Andrea Bignole. Purtroppo abbiamo una bassa Republican Tradition, side with the Ghibellines, morale delle armi più 15 degli eserciti. Abbiamo guadagnato la Republic Tradition più 0,5. No advisor. Reclutiamo un advisor. Possiamo scegliere fra Maxio Ganganielli, che mi dà un modificatore al costo della stabilità, oppure Giovanni Andrea Negrone, mi dissocio, e ha un bonus al missionary strength, io lo assumo. E poi c'è Demetrio Felice che ha un reinforcement speed di più 33. Vieni, vieni. Questo ci permette, volendo, di convertire Sciacca in 32 mesi. Non è affatto male. Ne approfitto anche perché Sciacca dovrebbe avere una bassa ribellione. Allora, queste sono le mie ultime parole famose, ci scommetto. No, invece no, perché hanno appena avuto la ribellione, quindi non possono farci niente per la conversione, 32 mesi insomma. Io direi, portiamo l'esercito. Dove lo portiamo? Macerata. No, lo lasciamo qui in realtà perché vedo che potrebbe esserci un po' di ribelli sul Mediterraneo. Quindi laddove servono li portiamo i nostri uomini. La provincia di Carrara è diventata parte del nostro, non so se si chiamarlo regno, diciamo la nostra repubblica. Vediamo un po' qui il resto. Ribellioni in arrivo a Cirenaica fermo. Dove ci conviene andare prima? Secondo me è più probabile a fermo. Proviamo. Questi 3.000 uomini, queste tre navi. Va. Fai Protect Trade Genova. Va. Non state lì a fare niente. Posso scegliere un'abilità intanto. General Trade, Trade Efficiency più 25. Figo, questa la prendo volentieri. Advisor cost meno 10, magari se me lo dicevi prima. Production efficiency, stabilità, blocked efficiency, spy network, attrition for enemy. Vabbè, prendiamo già non trade, mi sembra anche l'ideale. Venezia, no, questa è Pola. No, comunque Venezia si è presa l'Istria, eh. Non so come, credo abbia vinto una guerra. La Francia, nel 1207 è già arrivata così. Non oso immaginare come arriverà alla fine del gioco, se andremo avanti fino al 1800. Allora, comunque schieriamo gli uomini a Macerata intanto. Era probabile anche che si rivoltassero a Logudoro. Vabbè, perdiamo 5 Republican Tradition, tanto. Morto un advisor, Mamkut Banu Awas, credo fosse. Bori invece è alleata con Croazia, Aquileia, Apulia in Bologna. Forse con una proxy war con Bologna, però il problema è come ci arriviamo fino a Bologna. O in alternativa prenderci Cagliari che è alleata con Venezia, Volcarchieri e Rimini. Quindi dovrei aspettare il momento in cui Venezia non è più schierata, cioè nel senso non entrerebbe più, per prenderci Cagliari. Logudoro è in guerra, a quanto pare. Allora, reclutiamo l'advisor intanto. Spy network construction, diplomatic reputation. Che non è male se non costasse solo 6 ducati al mese, magari. Un pochino, e sapete che siete costosi, vero? Giusto, intanto possiamo schierare un diplomatico. Give them support, sì. Ma reclutiamo un po' di uomini. Reclutiamo una cavalleria. Ne ho solo una, secondo me è il caso di prendere una seconda. E facciamo il resto, due fanterie. Dovremmo aver completato. Siamo già a 21.000 uomini. Abbiamo guadagnato 96 ducati. E niente, intanto i ribelli. E tipo, li aspettiamo, ma. Ah, e sta scendendo in realtà. No, mi sa che sono proprio spariti. E a questo punto, se i ribelli a Macerata sono spariti, io direi li imbarchiamo e ce ne andiamo. Vediamo un po' dove gli servono di più. Logudoro, andiamo in Sardegna. Ah, già, ma però la nostra nave può trasportare solo 18 reggimenti. Io ne ho appena reclutati altri due, tre in realtà.
E quindi abbiamo lasciato 2000 uomini qui a fermo. Abbiamo 90% Loguduro, 80 massa, che secondo me è la più probabile in realtà che possa spawnare, e un 80% di ribelli in Cirenaica. Possiamo convertire un'altra provincia, va bene, convertiamo Zier intanto, visto che abbiamo già convertito Sciacca. Prima o poi con questo advisor che ha più 2 dovremmo riuscire a convertire. Separatisti di Loguduro spawnati a Castelgenovese, mi hanno preceduto, e li faccio andare a Torres, così evitiamo il crossing, e andate, evitiamo di dare 10 anni inutili. Tra l'altro forse dovremmo anche riuscire a... Ah, perché l'arresto è bassino? Ma credo sia bassino perché sono appena spawnati i ribelli in realtà. Ok, andiamo a... in massa, i prossimi saranno loro. Schieriamo un nuovo candidato burocrate, abbiamo Filippo Sale e vediamo un po', ribelli 80% cirenaico, 80% massa. Oh, guarda un po', il nostro doge è scolare, quindi ha tecnologia meno 5, finita la tregua con Milano, vabbè, non ci interessa, voglio dire, quello che volevamo da Milano l'abbiamo ottenuto, anche perché Milano, insomma, la guerra con Pavia non gli è andata benissimo, credo sia leggermente impegnata a fare altro in questo momento. Ma credo che Pavia stavolta invece le stia prendendo. Stanno regolando i conti, che stanno cominciando a scendere i ribelli. Separatisti ferraresi. E poi Ferrara. Ma che c'entra Ferrara? Scusa, dov'è Ferrara, bro? Comunque possiamo costruire i monumenti finalmente. E va, visto che stiamo, schieriamo queste navi a pattugliare il porto di Genova. Aumentiamo poi i nostri soldi. E dunque possiamo già ottenere il primo bonus dell'offensiva di che è Land Leader Shock più 1, lo teniamo buono per le nostre battaglie. Abbiamo guadagnato anche un bonus per i mercanti. C'è una guerra con Saluzzo, vediamo un po' che guerra è. Guerra contro Asti Fossano Ivrea per la conquista di Saluzzo di Poirin. Se voi avevate mai pensato che Europa Universalis può essere istruttivo con la geografia, almeno io, vi renderete conto che giocando a questo gioco scoprirete una quantità incredibile di città in Italia, di cui io non ho la più pallida idea della loro esistenza, e continuo a stupirmi di quanto, non so, del fatto che ci sia una provincia come Poirin o cose del genere, il che da un lato è bello. E da un lato veramente ti fa sentire quasi come se non conoscessi l'Italia, è incredibile comunque. Per quanto riguarda le ribellioni, a massa ormai è andata, 166 anni. La Cirenaica, boh, io non so cosa stiamo facendo, non credo secondo me riusciamo a ribellarsi. Ventimiglia, nada, forse ci conviene spostarci. No, ci conviene spostarci da massa una volta che inizia a scendere sotto l'80%. Così facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto a Macerata. Deusvult o no? Carniola propone una crociata. Sì, ma io non voglio la crociata. La crociata è contro Bisanzio. Ho evitato una mega crociata contro Bisanzio. Oh mamma. Che intanto sta scendendo qui in massa. Appena scende al zero, porto le truppe. Prego, confermo, finito. Come sta andando la conversione qui in Sardegna intanto? Ah, quasi finito. Allora, finiamo di convertire l'8 agosto Ozir e poi convertiamo un'altra provincia, no? Finalmente abbiamo l'advisor per convertire le province più velocemente possibile, che è veramente una mano dal cielo. Che in Cirenaica siamo a 9, cioè siamo al 90%. Prego, in Provenza finita. Ok, convertita la provincia intanto. Possiamo convertire Doglianova. E sarebbe... abbiamo anche Nuoro che è ortodosso. E poi abbiamo tutte le province in Africa, in Sicilia, sunnite da convertire. Ma comunque ce la stanno facendo a battere Bisanzio. Se no, la guerra si è unita alla Francia. Vabbè. Lo sapevo. Lo sapevo che la Carniola mi chiamava come in quanto alleato nella crociata. Cioè, a questo punto però entravo prima in crociata. Ci uniamo alla crociata, ma io voglio Creta. Anzi, Creta e hanno queste trebisonda. Però già con magari Cipro, ecco, giusto, Cipro. È vero, Cipro. Cipro è stato un possedimento genovese di quelli veri. Con Creta sto facendo il meme della campagna delle isole. Però non so fino a che punto mi concederanno territori, eh. Com'è messa Atene? Prendermi la Grecia. Non lo so, mettiamo un po' di territorio in Grecia, vediamo un po' cosa ne esce. Non ne uscirà bene, ma
Magari sono così gentili da concederci qualche territorio. Che dite? Si capisce che voglio le isole, vero? Non me le concederanno mai, ma è bellissimo e volevo farlo. No, ma non voglio che il signor Giovanni Andrea mi dissocio, muoia. Perdere il nostro... il signor mi dissocio mi sembra troppo. Dovrei chiedere qualche territorio qua, eh? Tanto per non farci mancare nulla, perché ormai ce l'hanno data la Corcula. Magari vediamo un po', prendiamo anche Brock, quello dei Pokémon, e no, un pochino di solette qua e là, giusto per... questa enclave di Bisanzio la prendo volentieri e prendo anche Ragusa come città, perché sono porti strategicamente importanti, quindi mi va più che bene. E a questo punto io direi mi prendo tutta la zona costiera della Croazia, ta, giusto, Zara ovviamente. Vuoi non far parte del nostro grandissimo impero? Tommy, prendo anche Fiume, andiamo a prenderci anche D'Annunzio, oltre che a Garibaldi. Cioè la Carniola ci sta regalando i pezzi di Bisanzio della Croazia. Ma è fantastico, cioè rischiamo veramente di prenderci a buon mercato Ragusa e Spalato. Tra l'altro c'è il trade node di Ragusa? No, non c'è ancora. Però, ah sì, il trade node di Ragusa, sì. Potenzialmente sarebbe una bomba prendere Ragusa. Ah, non siamo in guerra con la Croazia però noi. Quindi giusto, giusto questi territori che sono qui sono di Bisanzio. E vabbè, dai, ci accontentiamo di Ragusa. Guardali, cioè ci stanno concedendo veramente i territori in Grecia. Ma sono fantastici. Cioè, scusa, a questo punto potrei prendermi l'intera zona che hanno occupato? È da folli. Io non sto facendo letteralmente nulla in questa partita, in questa guerra, lo sapete, vero? Mi state concedendo tutti questi territori. Ragazzi, vi voglio bene. Non parlerò più male della Carinzia, della Francia. Vediamo. Bella la nostra crociata, devo dire. Molto, 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 molto difficile, molto, molto faticosa. Che credete? È faticoso cliccare tutte le province di nostro interesse. La parte più difficile di tutto questo sarà dover togliere poi ogni singola provincia una volta finita la crociata. Ne vale assolutamente la pena. Se questo è il prezzo da pagare, sono pronto a pagarlo. Ah, sai che provincia voglio? Queste qui dell'Anatolia, sulla costa, perché c'è un monumento. E quello volendo potremmo perfino portarcelo a Genova se ce lo concedono. Sarebbe fighissimo, visto che già non ha monumenti. Ci hanno concesso tutti i territori. È una roba incredibile. Allora, ci sono i ribelli intanto in Cirenaica, giusto? Sì, me lo immaginavo. Allora, andiamo a portare i nostri uomini in Cirenaica. Questa crociata è da 10-10. Dovessi ottenere anche un singolo territorio, ne vale assolutamente la pena. Distruggiamo i ribelli. Siamo arrivati appena in tempo. Ci stanno assediando un po' di province Bisanzio, d'altronde anche normale. Che le nostre navi hanno finito di essere riparate intanto. Riportiamole, insomma, dove vanno riportate. Lucca le sta prendendo da Pisa. Questa non me l'aspettavo. Allora, dov'è il Great Project è qui. E ce l'ha Aleppo. Peccato. Devo sperare che Aleppo non vada a prendersi anche questo territorio. Logudoro mi sa che cerca rogna. Allora, riassegniamo la nave a Protect Trade Node intanto. E direi che almeno per i ribelli è andata. Io sono curioso di vedere giusto come finisce la crociata a questo punto, perché è solo questione di tempo. Sono arrivati un sacco di ribelli. Bisanzio si sta per spacchettare, mi sa, eh. Ok, convertito un'altra provincia, convertiamo Marsala. Salutate Bisanzio. Intanto è morto un advisor e prendo lui che ha disciplina più 5, anche se... vai, 15 punti di Army Tradition, vanno benissimo. Come siamo messi militarmente? Con l'Army Tradition abbiamo un 60. No, si sono arrivati gli uomini di Bisanzio, probabilmente per liberare Ragusa. Questo è tosto. Milano sta attaccando Lodi per la settima volta dall'inizio della campagna. La settima volta. Sta diventando francamente ridicolo. È caduto Bisanzio? O non ancora? Meno 71% però. Purtroppo a Costantinopoli l'assedio penso... infatti ci hanno rinunciato. Tu guarda, loro hanno un sacco di Great Project qui, ne hanno due. Hagia Sophia e le mura teodosiane. Che
che non vedremo mai, sono andati 35.000 uomini a schiacciare i ribelli di Bisanzio, ma spero a questo punto anche ad assediare Costantinopoli. Sì, stanno assediando Costantinopoli. Possiamo scegliere un'altra idea, cult conversion, non sarebbe male, effettivamente potremmo convertire qualche provincia. Attrition for enemies, Spagna. Proviamo a cult conversion, perché magari converto le province, quelle in Africa, se ce la faccio entro la fine dell'era della crisi. Ne abbiamo troppe e non accettate. Ah, hanno liberato Spalato. Però forse almeno Ragusa riusciamo a tenerla, eh. C'erano 2.000 uomini qui senza esercito, senza un leader, e si stanno facendo schiare malissimo da Trieste. Call for peace. Ah, ma posso chiamare io la pace con Bisanzio? Lo scopro solo ora. Come siamo messi col work social? Un attimo. In realtà non è altissimo, cioè possiamo anche tenerla finché non prendiamo Costantinopoli. E concludiamo, insomma, l'assedio contro Bisanzio in piena regola, in maniera storicamente accurata. E potremmo poi pensare di prenderci qualche territorio poi in giro. Purtroppo le isole non le hanno occupate, quindi mi dovrò accontentare di poche province, insomma, quella che avrei voluto prendermi questa provincia qui per avere il monumento. Perché nel peggiore dei casi me lo portavo a Genova il monumento, non so se sia possibile. Ok, convertita un'altra provincia in Sicilia intanto. Abbiamo raggiunto un obiettivo, probabilmente per la conversione della provincia. Fammi vedere un po' che obiettivo. Converti provincia, infatti abbiamo guadagnato un missionario, un military strength del più 1. E ne approfittiamo subito, vai, Nuoro e Ragusa. Le teniamo separate per il momento così occupiamo, cioè nel senso non accumuliamo ribelli. Forse avrei dovuto aspettare per manovre che trapano in Palermo. Stanno insieme, quindi non era questo il caso. No, Bisanzio si è liberata tutte le province qui di Ragusa. Peccato, mi sarebbe piaciuto averle. O vado io a occupare. Però vedo che stanno girando un po' di uomini. Oddio, Trieste ci sta occupando Ragusa, eh. Già solo la Ragusa mi andrebbe bene. Mi chiamo fuori, prendo un paio di solè. Mangio le mani, potevamo avere con noi Ragusa. Ok, fermi tutti. Hanno occupato Costantinopoli. Io dichiaro la pace. Vediamo un po' che territorio possiamo ottenere. Spalato. Spalato me la cedono. Ragusa no, perché probabilmente non la occupo. Esatto. Peccato. Spalato e quest'area me la cedono. Corcula. Ok, me la cedono. Mi cederebbero un po' del. No, comunque non me la cedono. Ok, non posso chiedere troppo come war score. Non posso chiedere più di 35, quindi. Posso prendere più o meno due province. Quasi quasi andrei per Creta. Quali fra queste ha il maggior development chance? Ne ha 10. Secondo me è anche ben posizionata. E poi, vabbè, metà. Non credo mi cederanno Atene. E non mi cedono neanche questa provincia perché non la occupo. Allora io direi prendiamo queste due qui. Ah, non me le fa occupare. Bene, giustamente. Credo che Creta sia troppo grossa. Mi sa che dobbiamo restare qui sul Mediterraneo. O ci accontentiamo di. Ecco, magari potremmo fare così. Prenderci questa zona. Però, quanto hanno di development queste due province? 5-3. Non è altissimo. Però almeno abbiamo un territorio qui sull'isola di Creta. Praticamente perdiamo la fiducia di tutti di 10, ma sinceramente a questo punto. Beh, dai, comunque è andata bene. Peccato per questi ribelli. Li andiamo a sistemare al volo, magari. Speriamo bene. Ok, attacchiamo i 13.000 ribelli bizantini che sinceramente non li voglio nel mio territorio. Va bene, abbiamo guadagnato anche un bonus. Direi che possiamo concludere così. Io vi ringrazio per il vostro supporto e vi do appuntamento al prossimo video.